È un progetto molto interessante soprattutto per le generazioni future e rappresenta il patrimonio di generazioni, di persone soprattutto anziane che hanno accumulato durante la loro vita esperienze, idee, ricordi ed è quello che noi dobbiamo estrarre nelle interviste che procureremo e poi fare in modo che questo grande serbatoio di memorie, di ricordi, eccetera, resti ai posteri e non solo nella nostra comunità. Io vorremmo proprio che questo si spalgesse a macchia d'olio, cioè cercare di contattare anche gli anziani dei paesi vicini, fare in modo che molti comuni immagazzinino proprio questi ricordi, queste memorie e poterli lasciare al futuro, al nostro futuro e al futuro dei nostri giovani ed è molto importante, quindi ognuno di noi, ognuno di loro, c'è sempre qualcosa da far impressionare in queste riprese, saranno riprese audiovisive, saranno riprese fotografiche, saranno appunti. Ecco, il Museo della Memoria sarà poi a disposizione dei ricercatori, dei cultori della semplicità, ecco, perché in fondo sono magari ricordi semplici, ma che valgono qualche cosa e Io varranno intanto devo qualche cosa. ringraziare Gianni per la collaborazione che sta dando a supporto delle attività culturali e dell'attuale amministrazione, pur avendo ricoperto nel precedente esecutivo un ruolo di primissimo piano, è stato vice sindaco, in questa fase si è messo a disposizione per realizzare un'altra parte del programma che nel primo mandato non siamo riusciti a portare a compimento. Anche questa è una idea straordinaria che merita di essere portata a compimento. Io credo che tramandare ai posteri quelle che sono le nostre tradizioni, la cultura popolare, tutto ciò che fa parte della vita quotidiana del nostro paese e ha detto bene lui anche dei paesi vicini, ori, credo che sia un fatto assolutamente importante. Alla fine credo che sarebbe utile realizzare anche una sorta di museo virtuale laddove è possibile per i visitatori vedere queste immagini, vedere questi filmati, questi montaggi che faremo nei prossimi mesi affinché si conservi soprattutto per coloro i quali hanno radici nel nostro paese, ma anche per quanti non conoscono la nostra storia, la nostra cultura, le nostre tradizioni. Ecco, credo che questo sia un fatto assolutamente importante. Ci stiamo adeguando in realtà ai tempi moderni, quindi le nuove tecnologie che si mettono a disposizione della cultura e della storia, che saranno accompagnate anche da materiale cartaceo che servirà proprio a non perdere, a non disperdere questo patrimonio, che a volte può essere anche considerato superfluo, che può essere considerato anche povero, ma che alla fine invece è certamente una parte importante e determinante di quella che è stata la nostra esistenza e soprattutto della nostra comunità. Quindi pensiamo ad un museo virtuale da offrire ai visitatori, pensiamo anche ad una riproduzione per inoltrare, per farla avere, così come abbiamo fatto con il libro Terra di Sant'Angelo, ai nostri conterranei che magari sono all'estero da tantissimi anni e che ricorderanno con immenso piacere quelle che erano la tradizione della nostra terra. Bene, noi cerchiamo di portare a compimento questo progetto che sicuramente è particolare, è originale, ma è anche frutto di una cultura e della passione per il nostro paese, ma anche per l'affetto e per l'attaccamento che ognuno di noi ha per Sant'Angelo e per la sua popolazione.